Vediamo insieme quali sono le ragioni per votare al referendum costituzionale. Con la riforma, le leggi acquisiranno l'immunità parlamentare. Il governo sarà eliminato. Camera e Senato saranno definitivamente abolite. Il numero dei senatori passerà da 315 a 150.000. Gli inquirenti non potranno arrestarli senza l'autorizzazione del 50% dei votanti alle ultime politiche. A 800.000 cittadini verranno ridotti gli stipendi. Oggi una legge deve passare dalla Camera al Senato e, in caso di modifica, di nuovo alla Camera e, in caso di modifica, di nuovo al Senato e ancora al Senato e al Consiglio Nazionale del Presidente della Repubblica al Senato, di nuovo al Senato e così via. Sì. Con la riforma le leggi saranno approvate in Il Senato svolgerà funzioni di Senato. Vi ricordiamo che il referendum costituzionale si terrà il prossimo dicembre.